Polifemo si sposta a Grottaglie. Una o due giorni davvero ricca di eventi che promuovono il territorio. Mi riferisco alla decima edizione di Vino e Musica e alla gara internazionale Mondial Tornianti. Davvero delle iniziative che collocano la cittadina delle ceramiche in una dimensione davvero internazionale. Così si promuove il turismo, così si fa crescere il territorio, così si movimenta l'economia. È davvero bello vedere turisti provenienti da varie parti d'Italia e non solo, anche a livello internazionale, che appunto scoprono le ricchezze e l'offerta di Grottaglie, una offerta certamente enogastronomica, ma anche un'offerta economica e culturale. E allora partiamo subito dal dibattito, dalla chiacchierata, oserei definirla, perché dibattito forse è un'espressione troppo impegnativa, questo dialogo che si è tenuto nell'area istituzionale con vari soggetti appunto rappresentativi del territorio e del tessuto produttivo grottagliese. E partiamo dal primo momento, quello dell'incontro, del dialogo che si è tenuto nell'area istituzionale per presentare appunto Vino e Musica con tutte quelle implicazioni relative appunto allo sviluppo del territorio, un incontro a cui hanno partecipato vari soggetti istituzionali e del tessuto produttivo grottagliese e non solo. Fatto questo stage, almeno per quanto mi riguarda, io avevo provato ad andare a lezione dal senatore Stefano, ma non ci siamo ancora messi d'accordo sugli orari, quindi conto molto su di lui e sui suoi suggerimenti. Devo dire però che questo nuovo ruolo che sto svolgendo è affascinante, è un mondo dove l'umanità si coniuga con la capacità tecnica, l'innovazione, lo spirito di impresa. Stasera poi avete fatto un passo fantastico, il sindaco, diciamo la verità, sta crescendo a vista d'occhio, non di altezza, certamente nelle consapevolezze, ha saputo gestire situazioni complicate, ha lanciato la città a diventare capitale italiana dello sport, stiamo sostenendo Grottaglie in tutte le sue iniziative e stiamo soprattutto apprezzando questa capacità di indurre una città così importante come Faenza a presentare qui il campionato del mondo. Un campionato del mondo che mette insieme i quattro elementi fondamentali, la terra, dalla quale viene la materia prima, il fuoco che serve alla fine alla cottura, l'aria, perché l'aria ovviamente asciuga i colori, quindi ha una fondamentale importanza, è l'acqua, perché senza l'acqua sarebbe impossibile. Adesso dovete trovare lo spazio per il quinto elemento, cioè per il vino, che non so come si possa fare, ma una ceramica al vino credo che possa reggere, si mette dentro, dico qua definito, però provate a immaginare quanto potrebbe essere buono il vino se la ceramica fosse impastata anche come tarallini. E devo dire che girare per la Puglia, questo lo dico a tutti i turisti presenti, persino per chi come me
dovrebbe conoscere ogni angolo, ogni dettaglio, una scoperta continua. Se voi passate qui l'anno prossimo sarà leggermente diverso, molto o profondamente diverso, e troverete emozioni diverse, idee diverse, regali da fare soprattutto. Mi raccomando, non dimenticatevi di comprare un souvenir qui a Grottaglie, potete comprare pure il vino, però diciamo le ceramiche sono analogamente importanti. E quindi voglio ringraziare chi si dedica all'organizzazione di questi eventi. Una cosa così la devi preparare tutto l'anno, ci devi lavorare tutto l'anno, devi stare al telefono, devi avere rapporti, devi intessere relazioni, devi essere un rappresentante della Puglia nel mondo. E quindi io sono venuto qui, sia pure molto in fretta perché devo andare a Talzano a fare altri due eventi, sono venuto qui a dirvi grazie dal profondo del cuore, perché il successo della Puglia nel mondo non è dato da uomini soli al comando, ma da tanti uomini e donne che si impegnano alla morte per raggiungere grandi obiettivi. Grazie davvero, complimenti a tutti quanti. Grazie. E anche all'assessore Borraccino, che stasera anche lui è completamente cotto come me, e probabilmente anche lui dopo questo evento che fai o ti fermi qua. Grazie per l'impegno che ci stai mettendo, anche per restituire a questa provincia meravigliosa che è nel mio cuore tutta la dignità di cui essa ha bisogno. Grazie. Grazie Presidente. Presidente Emiliano, l'offerta di Grottaglie, uno sviluppo secondo natura, secondo le risorse naturali del territorio, coniugate, unite alla cultura, alla storia. Questo è l'offerta che il nostro territorio, l'area ionica, Grottaglie, vuol dare all'intera Puglia, all'intera nazione e anche a livello internazionale. Beh, lo sforzo della Regione Puglia per Grottaglie è intensissimo. Stiamo portando qui, abbiamo portato qui già lo spazio porto europeo, un luogo dove a breve, in autunno, ci sarà la prima fiera dell'aerospazio e sarà qui a Grottaglie. Questo è il luogo dove, anche grazie all'aiuto della Regione, si svolgerà diciamo, la celebrazione di Grottaglie come capitale italiana dello sport, e soprattutto sosteniamo tutte queste manifestazioni che coniugano la tradizione della ceramica con la capacità produttiva in agricoltura. I quattro elementi fondamentali, il fuoco, l'acqua, l'aria e la terra, che danno luogo a questo capolavoro della ceramica grottagliese, che costituisce l'orgoglio d'Italia e l'orgoglio della Puglia. Tanto grazie, buonasera a tutti, è piacevole una serata in compagnia di tanti amici, sicuramente un ringraziamento va a tutte le istituzioni a livello nazionale, regionale e locale che hanno contribuito alla realizzazione di questo evento che ricordo è stato finanziato dalla Regione Puglia nel bando Cultura. Dico semplicemente che l'idea che ha vinto è l'idea di una città che punta sul turismo, sulla cultura, sui sensi e sul gusto. Quindi Grottaglie si candida ad essere la città del turismo multisensoriale. Venire qua deve essere un'immersione di piacere, di gusto e soprattutto di valorizzazione del saper fare attraverso le mani che costruiscono, che modellano, che producono. Ecco. E questo noi pensiamo e speriamo, Presidente, di poterlo anche insieme al lavoro dell'assessorato di Mino Borraccino poterlo rappresentare a quei turisti che vorranno andare nello spazio partendo da Grottaglie. Quindi io ho rappresentato un'idea. Però gli possiamo dare una bottiglia di vino, un bicchiere di ceramica e sicuramente tutta la forza di Grottaglie, della Regione Puglia, la bellezza, e questo è il valore che vogliamo presentare da qui in avanti. Quindi grazie a voi per quello che ci state portando come aiuto, come sostegno, e lavoriamo perché penso che Grottaglie possa sdoganare un po' la provincia sul tema, diciamo, di quello che è l'impatto ambientale. Qui abbiamo un impatto positivo che è quello del lavoro degli artigiani, che sono grandissimi, sono veramente di quei più bravi, ma insieme agli altri i più bravi di tutto il mondo. Grazie, buon proseguimento, ovviamente degustate il vino che è una cosa stupenda, è il nettare delle idee. L'assessore Bonfratte, assessore del comune di Grottaglie, assessore ai rami, oserei dire, nel senso di plurale di ramo, quindi turismo, marketing territoriale, attività produttive, la stretta connessione che c'è
tra la cultura, tra le attività produttive di Grottaglie con lo sviluppo economico. Sì, queste iniziative integrate, quindi abbiamo enogastronomia e artigianato, potrebbero dare un grosso aiuto alle attività economiche del nostro territorio. Quindi siamo convinti che questa rete di aziende, di idee, possa aiutare lo sviluppo del nostro territorio. Una manifestazione certamente riuscita, in grado di calamitare l'attenzione dei grottagliesi e non, perché parliamo di una manifestazione a livello nazionale, viste le varie etichette di vino presenti qui, per non parlare poi di Mondial Tornianti, parliamo di una gara appunto internazionale. Ecco, una Grottaglie davvero che assume una dimensione internazionale, l'ho detto anche al governatore Emiliano, non è appunto un'esagerazione ma è una realtà di fatto. In questo modo il territorio si sprovincializza. Sì, è vero, quello che tu hai detto è esattamente quello che sta succedendo. Abbiamo per il Mondiale Tornianti anche 6 turchi che stanno partecipando a questa iniziativa, quindi siamo veramente contenti che Grottaglie possa essere il palcoscenico per le attività artigiane ed enogastronomiche, quindi sicuramente un evento non provinciale, non locale, ma bensì nazionale e anche internazionale. Quindi siamo convinti che questa integrazione di queste due attività, enogastronomia e artigianato, possano dare una mano al territorio tutto. Io credo che noi abbiamo gli ingredienti per poter esercitare questo ulteriore spicchio di offerta turistica. Dico ulteriore spicchio perché molto spesso dimentichiamo da dove siamo partiti. Noi siamo partiti qualche anno fa con un governo regionale che io credo abbia impresso la svolta nella vicenda pugliese, perché ha saputo recuperare valore alla nostra cultura, alla nostra tradizione. E allora l'offerta turistica pugliese ha iniziato ad affermarsi in giro per il mondo, perché accanto al vino, accanto al mare, accanto al sole ci abbiamo messo il vino, ci abbiamo messo le masserie, ci abbiamo messo l'accoglienza rurale, ci abbiamo messo i borghi antichi, ci abbiamo messo la ceramica, ci abbiamo messo quelle espressioni che consentono di vivere il turismo sensoriale. Oggi uno non va più in vacanza per dormire, va in vacanza per vivere esperienze, per vivere delle emozioni. È chiaro che quelle emozioni, quanto più sono autentiche, quanto più sono esclusive, tanto più riescono a fidelizzare il turista affinché torni, ma anche a far sì che quel turista diventi il principale ambasciatore nel suo racconto che trasferisce nel mondo, perché il viaggio è sempre un grande spicchio di portafoglio che uno si porta con sé. Quando porta una bella esperienza, quel viaggio ci consente di investire sul turista, perché quel visitatore ritorna. Senatore Stefano, la legge sull'enoturismo come pietra miliare, parliamo di questa importante tappa, e poi in prospettiva lei ha citato anche una possibile e doverosa legge, quella sull'oleo turismo, a dimostrazione del fatto che vino ed olio non sono antitetici ma assolutamente complementari. Ma non c'è bisogno di fare un'altra legge, dobbiamo soltanto lavorare per estenderne l'applicazione anche sul sistema dell'olio, perché credo che l'olio debba camminare su strade parallele e può essere un complemento importante nella accoglienza dei turisti nei luoghi di produzione. Io credo che anche la Puglia da questa legge potrà beneficiare di nuove opportunità. È chiaro che bisogna farlo attraverso competenza, attraverso identità, attraverso qualità di produzione. Se non teniamo alto il livello di guardia rispetto alle identità, alla qualità e alla competenza, rischiamo di ritornare ad essere dietro agli altri. Ecco, tornando proprio nello specifico alla legge sull'enoturismo, i benefici in concreto che essa comporta. I benefici innanzitutto sono quelli di una norma. Prima
chi praticava l'attività enoturistica in cantina rischiava sanzioni amministrative e fiscali. Oggi da un punto di vista fiscale abbiamo applicato un sistema semplificato equiparandolo all'agriturismo con l'IVA ridotta del 50%. Sul sistema amministrativo abbiamo indicato quali standard di qualità anche da un punto di vista sanitario l'accoglienza in cantina debba rispettare. Oggi si può fare un'attività in piena legalità e quindi questo ci consente anche di fare processi di valorizzazione e promozione. Stiamo lavorando con intensità per proporre Grottaglie come capitale dell'aerospazio. Stiamo lavorando con forza per portare nei primi mesi del prossimo anno la Fiera Internazionale dell'Aerospazio qui a Grottaglie all'interno dell'aeroporto. È un tema importante che si lega però con la cultura di questa città, con la tradizione di questa città, e anche attraverso altri bandi che noi abbiamo fatto e realizzato, Grottaglie è centrale con la produzione delle ceramiche e con tutto quello che gira intorno. Questa manifestazione, tra le altre cose, la ricordo particolarmente, giunta alla 10ª edizione, mi fa piacere vedere qui il senatore Dario Stefano, perché lo ricordo da assessore all'agricoltura nel 2010, se non ricordo male, quando ci fu la prima iniziativa e ci fu un intervento molto propositivo da parte sua, e quindi bisogna riconoscere questa cosa al senatore Dario Stefano. Lo riconoscerei con un applauso della gente che sta qui, perché alcune cose nascono, la cosa particolare, la cosa difficile è farla partire. Una volta che poi si mette in pista quella cosa, quell'iniziativa riesce a valorizzarsi da sola e a trarre maggiore linfa e maggiore forza. Quindi grazie a quell'intuizione del 2010, se oggi siamo qui a festeggiare la 10ª edizione. Quindi vogliamo andare avanti e ci sarà l'impegno dell'assessorato allo sviluppo economico per quanto riguarda anche l'Associazione Italiana delle Ceramiche. Su questo ci sarà un impegno reale, concreto, per fare in modo che Grottaglie e la Puglia possano dare un contributo ad un patrimonio innaturale, un patrimonio immateriale che noi abbiamo e che dobbiamo continuare a valorizzare. Grazie, buona festa a tutti quanti, come diceva il sindaco, bevete con modestia, ma bevete. Mino Borracino, assessore allo sviluppo economico della Regione Puglia. La crescita del territorio passa attraverso le piccole e medie imprese, quelle imprese nello specifico che si occupano di produzioni vinicole e dell'arte dei ceramisti. Grottaglie rappresenta un punto importante di equilibrio tra lo sviluppo economico coniugato sull'aspetto industriale con il polo dell'aerospazio ed un'industria aeronautica degna di questo nome, con la peculiarità delle ceramiche, con l'agricoltura, con il turismo, adesso con l'enoturismo, e dobbiamo rafforzare questa presenza. C'è l'impegno della Regione, questa sera insieme al Presidente Emiliano abbiamo garantito ulteriori impegni per questa realtà, al Sindaco di Grottaglie che sta ben lavorando e che sta proponendo sempre più in alto di livelli la città delle ceramiche. Pensiamo ad esempio all'evento del prossimo anno della capitale europea dello sport, pensiamo alla Fiera Internazionale dell'Aerospazio che, come assessorato allo sviluppo economico della Regione Puglia, stiamo per realizzare nei primi mesi del 2020, insomma, risultati importanti che lo testimonia anche questa sera il grande afflusso di turisti e di persone che vogliono toccare con mano la particolarità di Grottaglie. È un progetto nato a Faenza 40 anni fa, il Mondiale Tornianti ogni anno si sviluppa, ogni due anni a Faenza. Io sono presidente dell'Associazione Italiana Città delle Ceramiche, ho voluto dall'anno scorso portare questo mondiale in giro per l'Italia. Siamo partiti da 9, abbiamo fatto il Montelupo Fiorentino, ho voluto fortemente con l'amico Ciro portarlo qui a Grottaglie. Esiste l'unico quartiere della ceramica in Europa,
siamo tante città, siamo 46 soci di AICC e siamo una centinaio soci dell'Associazione Europea Città delle Ceramiche. In nessuna di queste città c'è un perimetro così ricco di vitalità, di storia, di cultura ceramica, di quotidiano, di passato e di futuro. Quindi da subito abbiamo pensato fosse strategico e importante portare il mondiale lì dove la vita della ceramica tutti i giorni si sviluppa. La ceramica è una parte della storia della civiltà delle nostre comunità, non è solo un progetto pur importante di sviluppo economico, e credo che qui si percepisca questa aderenza tra la ceramica e ciò che siamo, ciò che vogliamo essere e ciò che siamo stati. Si respira un'aria straordinaria, il dialogo tra la ceramica e l'enogastronomia è un tema che ci appartiene, ci appassiona, che frequentiamo quotidianamente, qui lo stiamo sviluppando nel migliore dei modi, quindi grazie di cuore, l'accoglienza è stata importante, fra poco vi consiglio di venire a vedere i nostri torianti che si sfidano, questa sera si sfideranno bendati, senza vedere ciò che fanno e senza aver visto ciò che dovranno fare, perché lo devono solo la dimensione tattile individuare ciò che devono fare, è una gara straordinaria, c'è una performance, c'è il divertimento, c'è suspense, ma dietro quelle mani e dietro quel tornio c'è una civiltà di centinaia di ceramisti italiani che non guardano lo specchietto retrovisore, che hanno voglia di continuare a incidere nella evoluzione del Made in Italy, della creatività italiana, del design italiano, dell'arte applicata alla ceramica italiana. Quindi grazie di cuore per questa tappa, una tappa, una delle tante, ma veramente che ci riempie il cuore di orgoglio e di gioia. Complimenti, grazie. Sono felice che siamo arrivati qua, sono felice che è sempre un'emozione, siamo nel quartiere delle ceramiche, per noi ogni volta una nuova edizione di Vino e Musica è un momento esaltante, è come quando quel maestro ceramista mette quella creta sulla girella del tornio, lavora, escono fuori cose diverse, ma alla fine esce un'opera unica. Io vi ringrazio e benvenuti. Enza De Carolis, organizzatrice di Vino e Musica, un evento giunto alla 10ª edizione, un gran lavoro che ormai fa parte del tessuto produttivo grottagliese e non solo. Sì, assolutamente, una cosa a cui lavoriamo da tanti anni. 10 anni fa siamo partiti quasi per gioco, una scommessa, avevamo pensate solo 6 cantine come espositori. Oggi alla 10ª edizione siamo onorati veramente di avere la partecipazione di oltre 100 aziende e tra l'altro anche internazionali che ci portano a degustare i loro vini. Un modo, l'evento, per dire che comunque una città può vivere tranquillamente di turismo, perché comunque le risorse che mette a disposizione questa regione a livello agroalimentare, a livello turistico, paesaggistico sono immense, e gli eventi non fanno altro che dare valore a queste cose, e noi ci mettiamo tutto l'impegno di questo mondo. Arrivare a 10 anni non è facile, ma ogni anno si cresce per poter offrire sempre un prodotto migliore ai visitatori e agli espositori che sono presenti. Innanzitutto mi fa molto piacere essere qui, questa è una manifestazione che davvero diventa un punto di riferimento per l'agroalimentare, l'agricoltura pugliese, e diventa un punto di riferimento anche con tutto il percorso che è stato fatto per arrivare a Vini e Musica, passando per il Vinita e tutto quello che riguarda questa manifestazione. E la Presidente di Confagricoltura, devo ringraziare l'assessorato all'agricoltura della Regione Puglia, qui rappresentato dal Presidente della Regione, che ha sempre sostenuto questa iniziativa, e davvero per noi è qualcosa di estremamente importante. Fortificare, rafforzare il settore vitivinicolo pugliese, ma i prodotti pugliesi, lo si fa attraverso queste iniziative, facendo conoscere quelle che sono le peculiarità dei nostri prodotti nel nostro territorio, con i tanti turisti che ci sono qui del pugliese, ma non solo, ma anche andando in giro per il mondo, facendo conoscere quelli che sono i nostri prodotti, e queste aziende che sono qui all'interno di questo percorso di Vino e Musica davvero sono il più biglietto da visita per la Puglia, e lo stanno facendo attraverso il nostro sostegno, attraverso le iniziative che stiamo portando avanti per l'internazionalizzazione di queste aziende in tutto il mondo, davvero, e stiamo avendo dei risultati.
risultati eccezionali, in modo particolare nel settore vitivinicolo e, come citava lei, anche nel settore ortofrutticolo, dove le aziende pugliesi davvero stanno mostrando i muscoli. Per cui davvero queste sono delle cose bellissime per la nostra terra, e siamo davvero felici che queste iniziative possano continuare ad essere un fiore all'occhiello per la nostra terra e per la nostra Taranto, che ha davvero bisogno di diversificazione. Grazie. Grazie. Allora, parliamo del premio che ieri ha decretato tantissimi vincitori, peraltro 300 etichette. Come avete fatto? È stato un lavoro esaltante, stupendo. Intanto perché abbiamo degustato vini di Puglia, non solo di Puglia, c'erano anche regioni confinanti, Campania, Basilicata. È stato un lavoro veramente entusiasmante, una commissione straordinaria di giudici competenti da tutta Italia, qualcuno anche dall'estero, con cui si è lavorato benissimo, prestando la massima attenzione al prodotto, parlando del prodotto. Queste persone sono andate via con la cultura del primitivo, del Negramaro, del Nero di Troia, esattamente le parole, Dario, che tu dicevi, ed era quello che il concorso Vino e Musica vuole trasmettere, non soltanto la cultura del bene, dell'assaggiare con attenzione, ma anche una cultura che vada al di fuori, che venga portata e che crei ambasciatori che vanno in giro nel mondo. Da questo punto di vista è stato un lavoro straordinario, agevolato da una squadra di ragazzi fantastici, con cui vorremmo fare tanti progetti importanti per il futuro. Beh, stiamo parlando di vino, stiamo parlando dell'arte dei ceramisti, ma parliamo di vino e musica, e ascoltiamo allora proprio le esibizioni musicali di artisti davvero validi. Grottaglie, Vino e Musica. Vino e Musica è ovviamente i numerosissimi stand che si snodano, che si susseguono lungo il percorso, e così stiamo cercando di scoprire questi stand. Ovviamente non possiamo farlo con tutti, ma almeno con i primi che si pongono alla nostra vista, e abbiamo appunto i rappresentanti dell'azienda produttrice Motolese. Intanto ho così questo calice, di quale specialità si tratta? Questo è un Negramaro di Tenute Motolese, appunto, è un vitigno tipico del territorio, abbiamo puntato... Quindi voi Grottagliesi DOC? Grottagliesi DOC, la nostra azienda è qui a Grottaglie, in Agro di Grottaglie, abbiamo la cantina vinicola in questa vecchia masseria del 1500, dove abbiamo ricreato un po' quelle che erano le tradizioni un po' della famiglia. Da 8 generazioni coltiviamo uva e olive, e quindi adesso stiamo vinificando. Non resta che degustare. Io non sono un intenditore, ma apprezzo, così, nella mia ignoranza in materia, la qualità del prodotto. Torniamo all'iniziativa di oggi e di domani, certamente un'iniziativa che promuove il territorio, che fa crescere l'economia locale, non in una dimensione locale, ma in una dimensione internazionale. Assolutamente sì, un plauso agli organizzatori di questa decima edizione di Vino e Musica. Promuoviamo proprio il nostro territorio, i nostri prodotti, la nostra artigianalità, perché siamo qui nel quartiere delle ceramiche di Grottaglie, quindi questo binomio arte, ceramica, food, vino è un binomio assolutamente interessante, che può accogliere turismo di non soltanto a livello regionale ma anche internazionale, e quindi ben vengano eventi come questo. When my heart is on the move.
stand in stand e siamo qui con la cantina San Pietrana, già come dice l'aggettivazione, ovviamente di San Pietro Vernotico. Beh, allora parliamo delle vostre specialità. Allora, il vino che caratterizza l'azienda è il 1952, che è un blend di Negra Amaro con Montepulciano ed è praticamente prodotto da Alberelli. Poi c'è Primitivo, 100% Negra Amaro, oppure possiamo andare sui bianchi come la Verdeca e il Fiano, oppure un buon Negra Amaro Rosé. Quindi per tutti i gusti? Per tutti i gusti e per tutti gli abbinamenti cibo-vino c'è l'imbarazzo della scelta. Devo assaggiare un bianco. C'è il bicchiere? No. Faccio bere dal bianco? Sì. Martino. Questa è la Verdeca. Questa è la Verdeca. Le caratteristiche di questa Verdeca. Vino tutto biologico e si riconoscono i profumi. Lo trovo molto leggero, ripeto, lo dicevo prima, non sono un tecnico, però lo sento leggero. È un 13 gradi, è un 13 gradi biologico, dove si possono sentire tutti i profumi dei fiori bianchi, frutti. Sapore delicato. Sì, sapore delicato. Ottimo abbinamento per i nostri piatti a base di pesce. Come detto, vino e musica, ma non solo. Grottaglie ospita la gara internazionale mondiale dei tornianti, Mondial Tornianti. Il 26 una particolarità, una gara dei tornianti bendati. Proprio è questa una peculiarità, una caratteristica che li rende unici ed esalta le loro capacità, innanzitutto tattili, una realtà tutta da scoprire e da ammirare. Massimo Isola, vice sindaco di Faenza, nonché presidente dell'Associazione Italiana delle Città delle Ceramiche. Mondial Tornianti, un evento, una gara itinerante. Quest'oggi fa tappa a Grottaglie, un evento davvero internazionale. Sì, un evento importante nato 40 anni fa a Faenza con l'obiettivo di mettere insieme i tornianti un po' italiani, europei, internazionali affinché si potessero sfidare attraverso una gara che ha come riferimento la sapienza tecnica, ma che soprattutto permette al mondo del tornio e della ceramica di uscire dalla dimensione della bottega, di andare nella comunità, nelle comunità, nelle città, per raccontare quanto mondo, quante civiltà, quante idee, oltre che quanta sapienza del fare, c'è dietro l'azione del tornio. Così è nata un'idea su Faenza che ha avuto un successo importantissimo a livello internazionale. Da quando appunto sono diventato il presidente dell'associazione italiana ho provato con ottimi successi a portare questo Mondial Tornianti in tour nelle città italiane. Abbiamo fatto 9 Bassano del Grappa, Montelupo e Fiorentino. È arrivato il momento di venire a Grottaglie, perché a Grottaglie c'è una civiltà della ceramica profonda, importante. A Grottaglie si capisce, si conosce, si ha la consapevolezza di cos'è il tornio, di che cos'è la ceramica. Credo che la risposta del pubblico questa sera, oltre che la grande gara da un punto di vista tecnico, ci dicono che era importante nel quartiere della ceramica di Grottaglie portare un evento per noi così decisivo. Stiamo assistendo alla esibizione dei maestri ceramisti bendati, una evidentemente un'attività
che si basa molto proprio sul senso tattile, visto che ovviamente la vista è preclusa, è esclusa. Sì, è esclusa anche nel momento in cui i tornianti sentono che pesto devono fare, non lo vedono, quindi non sanno neanche bene cosa fare. Questa azione l'abbiamo fatta per la prima volta 5 anni fa a Faenza, è dedicata a un maestro torniante di 9, Bassano del Grappa, che era diventato cieco, era un torniante non vedente, per cui grazie alla sua volontà e la voglia di continuare a lavorare al tornio ci venne l'idea di provare a fare questo evento che è molto performativo, molto affascinante. È davvero un'arte, una prova di sensibilità estrema vedere appunto i maestri ceramisti bendati al tornio. Ci vuole una sensibilità, una forza tattile fuori dal comune, evidentemente figlia di una esperienza pluriennale. Sì, è un'esperienza che viene da bambini, cioè da che avevo 14 anni e c'è questa passione. Per me è come una magia, che le mani vanno da solo. Poi è un'arte bellissima, creare, lavorare l'argilla è veramente un'esperienza eccezionale. Il suo accento è partenopeo. Sì, vengo dalla Campania. Viene qui in Puglia, a Grottaglie, da Cava dei Terreni. Ecco, vedete, ecco quello che dicevo, una dimensione appunto nazionale, quindi Grottaglie si sprovincializza e raggiunge ovviamente una dimensione nazionale. Per conoscere anche altri artisti che come me condividono lo stesso lavoro, che è la stessa passione. Attraverso il confronto tra diverse esperienze, diverse manualità. Sì, ma nemmeno, diciamo che è una cosa che facciamo tutti lo stesso mestiere, ognuno ha uno stile, una linea diversa. Quanto tempo avete impiegato per realizzare questo vaso o un vaso simile? Ma adesso bentato. Sì, bentato. Ma circa un 3 o 4 minuti. 3 o 4 minuti. Diciamo che quasi, vista la vostra abilità, o bendati o non cambia molto. Non cambia molto, perché ormai diciamo che le mani vanno da solo. Ecco, ci siamo permessi di interrompere il nostro amico, lo vediamo proprio all'opera bendato. Luigi Abbate, viva l'Italia Channel e Delta TV. Ovviamente bendato non mi vede, una grande sensibilità. La vostra, qui c'è una mascherina. Ma io non so chi è lei, grazie. Vabbè, una volta tolta la benda, ma chi è? Un giornalista. Ah, piacere, Gaetano Branca, piacere. Da dove viene? Vengo da Carife, provincia d'Avellino. Ecco. Vediamo la vostra bravura, bendati, manipolare. Ma non vedo niente, ecco. Non riesco neanche. Come posso dire? Plasmare. No, ho tattato l'opera là nello scatolo, però non la riesco a mettere, non so, sai, con le misure, con i palmi e le dita, ecco, non è difficilissimo, hai capito? Pure toccarla, però è una cosa proprio, non so, senza vedere, è una cosa che non riesci a definire, non so il termine giusto. Grazie. Automaticamente questa è una cosa molto bella, mi fa piacere che è stata fatta qua a Grottaglie per sensibilizzare alle nostre, come posso dire, al futuro, ai giovani, ecco, grazie. Quindi all'unanimità abbiamo deciso di nominare come vincitore della prima manche del mondiale tornianti di il senatore di nominare vincitore il ceramista numero 4. Grazie di cuore, diamo spazio alla seconda manche, da un figlio d'arte viene dalla Turchia, ha fatto un po' di chilometri per venire qui, non
di Antonianti da anni riesce ad aggregare sapienze, artisti, tonianti, artigiani da tutto il mondo. Abbiamo 5 amici della Turchia oggi qui a Italia, è un piacere che proprio lui si sia aggiudicato questo premio. Complimenti. L'avvocato Ciro Dalò, primo cittadino di Grottaglie, certamente l'orgoglio di vedere, mi passi l'espressione, Grottaglie è un ombelico del mondo, perché stiamo parlando di eventi internazionali, vino e musica, e proprio qui durante questa prima manche della gara dei tornianti bendati il vincitore è un ceramista, un artista turco, a riprova della dimensione internazionale di queste serate. Ma sì, certamente Grottaglie ambisce ad ospitare tutte le grandi esperienze culturali, artistiche, artigianali, e quindi vino e musica insieme ad altri è uno dei contenitori, per cui una bellissima iniziativa e un grande campione, perché ha realizzato un'opera d'arte bendato. Quindi si continua questa sera con tante esperienze, il vino, la musica, l'arte, l'artigianato, ovviamente la bellezza del quartiere. Far crescere il territorio, far capire che l'area ionica non è solo Ilva, ArcelorMittal, ma è ben altro. Ma c'è in realtà un movimento parallelo a quello negativo dell'Ilva, che è quello positivo del turismo, della cultura. La vera e unica alternativa, io dico. È la nostra vera alternativa, perché abbiamo dei paesaggi stupendi, delle bellezze paesaggistiche che ci invidiano dalla parte di tutto il mondo, e che ovviamente qui, insieme con le caratteristiche, appunto, come ho detto prima, il saper fare, danno la bellezza. Quindi ecco, penso che su questa strada stiamo lavorando e stiamo ottenendo dei grandi risultati e dobbiamo continuare. Termina qui il nostro reportage sul 26 luglio, sulla prima delle due giornate, però non posso così lasciarvi se non dopo aver gustato un'altra specialità. Siamo infatti presso un altro stand, un'altra postazione, tenute Girolamo, venite da Martina, e quindi così con il nostro, con il calice che ci offrono, ci salutiamo. E davvero è stata un'esperienza quella di oggi, che almeno parlo per quanto mi riguarda, che mi ha arricchito e mi ha ancora raffermato nella convinzione che il nostro territorio ha tantissimo da offrire. L'Italia intera deve così invidiare le nostre ricchezze naturali enogastronomiche. Ci salutiamo ovviamente domani 27, un altro giorno, un'altra data da seguire qui a Grottaglie. Siamo al secondo giorno di vino e musica, e in particolar modo di Mondial Tornanti in Tour 2019 Grottaglie. Beh, la cittadina delle ceramiche davvero ci sta stupendo, e stasera è proprio il clou della gara, appunto, di Mondial Tornianti. Ho al mio fianco il presentatore, lei si chiama? Recchi Antonio, vengo da Mola di Bari ma vivo a Faenza. Benissimo. Faenza, da cui proviene il Mondial Tornianti, il presidente dell'Associazione delle Città delle Ceramiche, Massimo Isola, ecco, certo. Abbiamo intervistato ieri. E allora, dicevo, stasera è la gara vera e propria. Ieri abbiamo avuto un assaggio, devo dire bellissimo, con i tornianti bendati, ma questa sera ci sono le gare vere e proprie e le relative premiazioni. E allora andiamo proprio negli aspetti tecnici, come sono strutturate le gare, le categorie e i criteri che decreteranno il vincitore.
Allora, per quanto riguarda il tecnico Maestri, che è la gara che si svolge stasera, i criteri di vittoria sono praticamente l'altezza del cilindro, che viene effettuato come prima, seconda e terza manche, e nella seconda fase della serata c'è la ciotola più larga, quindi le due misure del cilindro e della ciotola verranno sommate e decreteranno il vincitore della gara, tecnico Maestri. Per quanto riguarda invece il campionato mondiale in tour esteta, c'è stata una giuria che ieri sera ha giudicato i pezzi che avevano come tema i contenitori di vino, hanno giudicato il vincitore, primo, secondo e terzo classificato, che stasera saranno premiati insieme al tecnico, campione tecnico Maestri. Quindi diciamo questo dell'estetica, della premiazione in base all'estetica appunto, ha una sua appunto valutazione soggettiva. Viceversa, per quanto riguarda il cilindro e la ciotola, lì c'è poco da fare, parliamo di matematica. Esatto, lì sono le due misure che si sommano e decretano il vincitore. Diciamo che ci sono due squadre, ho notato, due squadre piuttosto agguerrite: quella dei turchi, una rappresentata di cinque tornianti turchi che provengono da Menemen, e quella di Grottaglia, giustamente, che gioca in casa e ha dei tornianti veramente in gamba. Ecco, lei viene da Faenza, sarà stato impegnato in altre edizioni, in varie parti d'Italia. Cosa l'ha colpita di questa manifestazione qui in quel di Grottaglie? Quello di Grottaglie è una grandissima tradizione, perché a parte che i grottagliesi partecipavano in massa al Mondiale Tornianti di Faenza sin dagli anni 80, infatti hanno vinto tante volte il premio a squadre. C'è Motolese Francesco, il record di vittorie, ben 13 al Mondiale Tornianti di Faenza, quindi questa grandissima e vecchia tradizione di Grottaglie la vediamo anche camminando qui per le strade, mai viste una concentrazione così alta di botteghe di ceramica, bellissimo, un quartiere veramente bello, stupendo. Quella dei tornianti è certamente un'arte che bisogna preservare affinché le vecchie generazioni tramandino i segreti e l'amore anche alle classi più giovani. Devo dire però che qui l'età media è un'età media giovanile, nel senso che evidentemente si sta ricreando una nuova classe. Esatto, prima c'era una tradizione che si passava da padre in figlio, poi c'è stato un periodo in cui è andato un po' in disgrazia quest'arte, come un po' tutta l'arte della ceramica, ma si sta riprendendo fortemente, infatti tanti giovani stanno riprendendo questa vecchia tradizione che era di famiglia e stanno riaprendo tante botteghe. Vedo che qui a Grottaglie questa tradizione si sente molto forte, infatti ci sono tanti tornianti giovani con grande sorpresa e grande, come dire, commozione, vedo tanti giovani esibirsi in quest'arte qui. Complimenti per davvero a Grottaglie e a tutta l'amministrazione, grazie mille. Beh, oggi è, come dicevamo con il presentatore, la giornata della gara in cui appunto i vari artisti si stanno cimentando nelle specialità. Sindaco, un bilancio davvero eccezionale, io amo la mia terra, amo il sud, ma vedere una città che pullula, vedere un richiamo internazionale che ha l'evento, ci apre il cuore. Ma sì, certamente la competizione questa sera entra nel vivo, c'è proprio l'aria della sfida, la voglia di vincere, ma anche la voglia di divertirsi e fare bene. E poi ovviamente tutto il contorno del quartiere, la bellezza di questa serata tra vino e musica appunto e ceramica. Una bella atmosfera, un bel divertimento, tanti turisti da tutto il mondo e che dire, insomma, siamo contenti di quello che stiamo facendo e della riuscita della manifestazione. Lei è legato a Grottaglie, alle tradizioni, da cittadino, da operatore nel mondo dell'associazionismo, ora a soggetto istituzionalmente preposto come appunto primo cittadino. Queste sensazioni è un unicum, il legame col territorio nelle varie vesti. Sì, come dico sempre, l'importanza delle connessioni tra il territorio, la rete che è fondamentale, e le istituzioni. In questo caso, ecco, abbiamo fatto un'amalgama come si fa con la ceramica, con l'argilla, e abbiamo dato forma ad una cosa che piace, un format che piace, e lo portiamo avanti ormai da diverso tempo, per cui
sono contento, guarda, questa sera respiro la gioia, la partecipazione della gente, la soddisfazione per questo evento, io altrettanto. E tra un po' poi ci sarà il momento clou, quello della premiazione, criteri oggettivi, numerici, matematici, in base appunto all'altezza e quindi agli altri criteri appunto del manufatto. Prima ci potrebbe essere una mia esibizione al tornio, quindi subito dopo la prova potrei essere io a fare un cilindro, adesso vediamo se mi danno... Non sapevamo di questa virtù nascosta. Ho fatto bottega di ceramica un po' quando ero giovane, quindi un po' di tornio lo so maneggiare, quindi mi hanno chiesto di... Però la mettiamo fuori concorso, se no poi dicono abuso di potere. No, fuori concorso simpatico, ci divertiamo. Ci sta, stiamo scherzando. E poi la premiazione finale, insomma, che darà soddisfazione a chi si sta impegnando. I turchi sono molto bravi, anche gli ospiti delle altre città, insomma una bella sfida, veramente al limite, bene, sono contento. Eccoci con uno dei tornianti, lui viene dalla provincia di Potenza, ci siamo ovviamente allontanati per il rispetto delle regole dalla zona in cui appunto avviene la gara. Allora, intanto lei si chiama? Rocco Gallicchio. Ecco, parliamo un po' della sua opera, del suo manufatto, del suo cilindro. Vediamo un po' l'altezza, il tempo che ci ha messo, le difficoltà, se ci sono state. Allora, sicuramente è una prova difficile perché normalmente non sono queste le misure che si utilizzano tutti i giorni, perché bisogna fare un oggetto comunque molto sottile rispetto al solito. Io sono riuscito ad arrivare intorno ai 60 centimetri, credo, perché purtroppo l'argilla era leggermente morbida, però ho fatto il possibile su quello che si poteva fare. Per il resto è il nostro lavoro di tutti i giorni, quindi difficoltà ci sono tutti i giorni, le affrontiamo tranquillamente senza problemi. È abituato a queste gare? No, per me è la prima volta. Un esordio. Sì, un esordio, la prima volta, e siccome è molto bello e interessante sicuramente verrò nelle prossime edizioni. Questa attività di torniante così l'ha ereditata dalla famiglia? Sì, più o meno. Mio padre l'ha iniziato per hobby nell'87, poi io, avendo studiato, ho fatto 5 anni all'Istituto d'Arte Sezione Ceramica a Salerno, poi sono stato 2 anni a Montelupo e ora sono 20 anni che ho un'attività per conto mio che cerco di portare avanti con impegno, dedizione e soprattutto passione. Impresa diretta, la signora Rotella è stata l'ultima a completare il suo lavoro. Intanto si presenti, da dove viene? Da Grottaglie. Ah, ecco, proprio è sì. Autoctona, sì. Una grande passione evidentemente. Non sapevo che vi fossero donne tornianti. E invece ci sono. Mi fa piacere, all'insegna della parità. Però diciamo che forse numericamente i maschietti... No, ho avuto un problema con una bolla d'aria in realtà, perché a casa so fare di meglio, poi mi sono agitata, c'erano troppe persone. Lavoro da un anno al tornio, non è una cosa che faccio da anni. Una grande passione. Sì, mi sono innamorata del tornio. L'ha ereditata No, autodidatta anche, mai fatto neanche un corso. Ma è proprio la sua attività? Sì, sì. Beh, stasera... È scultura che tornio in realtà. Ripeto, è un anno che... Cosa si aspetta dalla gara di stasera? Niente, mi sono divertita un sacco. E così, tra una manche e l'altra, una sessione e l'altra dei Mondial Tornianti, ci facciamo due passi e ovviamente il vino la fa da padrone, vino e musica, e siamo vicino alla postazione numero 15, Botrugno, Brindisi. Esattamente, buonasera a tutti. Buonasera a lei, cosa ci fa gustare questa sera? Dipende da cosa volete assaggiare. Se dobbiamo andare su un rosso deciso, possiamo andare su un rosso un pochino fruttato. Abbiamo della malvasia. Ci consigli lei? Io vi posso consigliare qualcosa di fruttato che sta andando tantissimo, un susumaniello. Proviamo il fruttato. Perfetto. Parliamo di un Botrus, che è un bel vino, è abbastanza profumato. Lo vuole assaggiare? Volentieri. Vedo anche che ci sono i tarallini. Questo è un vino, sono dei taralli fatti con il vino susumaniello e poi abbiamo quelli con il vino minutolo, che è questo qui. Ops. Questo è barricato,
Prego. Questo è il fruttato. Sì. Si sente. È un buon prodotto. Si sente proprio il sapore della frutta, diverso diciamo dal vino. Io non sono un intenditore, però si sente proprio. Io sono solo un commerciale, quindi un rappresentante, non sono né un sommelier né un enologo, però comunque è un bel prodotto e si vende benissimo, cioè dove vado in clientela è un prodotto che gira parecchio. Anche un buon sapore dolciastro. Esattamente, sì, con delle note floreali. Ed ora passiamo ad un'altra specialità. Allora, abbiamo un vino Susumaniello, è il Vitigno, ed è un vino molto dolce, è molto buono anche questo qui. Glielo posso far assaggiare? Anche. Tanto al ritorno non guiderò io. A posto, invece io sì. Ma tanto credo anche che la gradazione sia tollerabile. Sì, no, non è tantissimo. Qui stiamo parlando di un 12 gradi, quindi è abbastanza, è molto leggero, va bene anche per un pubblico femminile. Posso procedere? Volentieri. Questo lo può versare in dentro, giusto per... Prego. Alla salute. Che cosa ne pensa? Ha un sapore più forte del precedente. E infatti, e questo è più deciso. Abbiamo preso i due diciamo quelli più richiesti, però anche tutto il resto, dalla Malvasia Nera di Brindisi, abbiamo anche un Ottavianello. Questo sembra più classico. Sì, sì, questo è più classico, esattamente. Stand, altra postazione, la numero 16, Candea. Loro vengono da Cerignola, provincia di Foggia. Le vostre peculiarità? Candela, sempre provincia di Foggia. È importante la scelta del territorio perché è differente. Palmo di terra, palmo di terra. Le nostre caratteristiche sono che abbiamo un territorio diverso da quello che è il Tavoliere, ci troviamo sui Monti Dauni, 250 metri d'altezza. Questo per dare alla Puglia dei bianchi di spessore, bianchi che vanno anche oltre l'anno in corso. E allora assaggiamo questi bianchi, almeno uno. Volentieri, le faccio perché una piccola verticale, un vino giovane, stesso vitigno qualche anno dopo, per vedere se ho detto la differenza. Va bene. Lo accompagniamo con dei tarallini. Assaggia lei? Assaggia lei o io? Ah. Allora, questa qua ad esempio è una falanghina del 2017, è una falanghina giovane, falanghina che già ha il suo carattere, grazie alla vicinanza del Vulture, terra vulcanica, a quella dell'Irpinia, Irpinia Beneventano. Ma sul territorio della Puglia, dico questo perché i giornalisti chiamano la nostra come la terra di mezzo, i grandi vini della terra di mezzo. L'unico punto di confine, fazzoletto di terra, al confine fra Puglia, Campania e Basilicata. Bellissimo, un vino giovane, un'annata difficile, la 17, bella, promettente, ma dopo la 17 vediamo una 14 della falanghina che qui stiamo offrendo e sta riscuotendo il miglior successo. Questa che le offro non è una normale falanghina, è una falanghina del 2014. La scommessa che noi facciamo è questa, è possibile che in Puglia si abbiano vini bianchi di spessore, che siano in grado di andare oltre l'annata. Questa è la dimostrazione che siamo venuti qui a Grottaglie a dare con un pubblico veramente interessato, e questo non può che farci piacere. Allora? Non sono un tecnico, ma ha un sapore molto delicato. Bene, questo non può che farci piacere. Molto delicato. Complimenti. Grazie davvero.
fa sognare poeti e mi fa salire il freddo dalla testa sui piedi e tu sicuro che non mi credo e tu sicuro che non mi credi sono il sogno divano. 20 minuti, 10, 5, 5 minuti a disposizione. Io due minuti. Cilindro Ciotola. Forse meglio Cilindro. Anzi no, Cilindro Ciotola. Quello che è meglio. Il sindaco di Grottaglie punta al cilindro. Il vice sindaco di Faenza quello che viene. Secondo l'ispirazione. 3, 2, 1. Filo piccolo dentro. Il vice sindaco di Faenza Massimo Isola ha chiesto assistenza. Non è permesso l'intervento, solo assistenza verbale. Sindaco, la classe non è acqua. Ma no, è un bel divertimento, siamo stati bravi tutti e due, ovviamente. Però devo dire, lei sindaco ha una perizia proprio fuori dal comune. Solo fortuna, un po' di buon sangue grottagliese. Vice sindaco di Faenza, anche per lei la classe non è acqua, è giusto così celebrare queste performance con un ex aequo. Mettere le mani in pasta per noi è fondamentale, Ciro è un fuoriclasse, io sono un principiante, quindi per me è stato già un ottimo risultato, direi sono molto contento di aver condiviso questo bellissimo momento insieme. Io non ho competenze, però vedo quello del sindaco di Grottaglie molto più lungo, invece quello del vice sindaco di Faenza ha una vena artistica, vedete? A Faenza siamo soliti a frequentare l'arte contemporanea, ecco. Quindi io ho fatto una divagazione nel mondo del contemporaneo. Ciro è stato più tradizionale, diciamo. Diciamo che troviamo una soluzione che salva, come dire, capre e cavoli, un bel ex aequo. Ed è davvero bello. Dicotomia. Da domani frequenteranno ognuno delle botteghe perché il prossimo anno si devono confrontare con un sindaco turco. Ecco. Capito? Ed è davvero bello vedere dei rappresentanti delle istituzioni al fianco dei cittadini a testimonianza che il palazzo non è una Turris Eburnea, non è una Torre d'Avorio, ma è bellissimo il contatto diretto con la collettività, a maggior ragione se si appunto svolge il ruolo di primo cittadino, comunque di amministratore.
Beh, sicuramente questo è il nostro compito, la nostra missione è quella di stare con i cittadini e in questo caso anche con gli artigiani, i ceramisti che tutti i giorni portano avanti un bellissimo lavoro e noi dobbiamo mettere le mani in pasta insieme a loro per dimostrare l'arte, loro ceramiche e noi anche dalla politica forse riusciamo a fare cose che insomma sono complicate, però con l'impegno si può fare. È stato più difficile stasera forse? Beh, credo di sì. E allora porterà a Faenza nel suo cuore una bella fetta di grottaglie. Bellissima, credo che per l'Associazione Italiana Città delle Ceramiche questa sia una bella tappa, l'abbiamo cercata, voluta e siamo estremamente contenti di aver scelto di condividere con la straordinaria città di Grottaglie questa bella esperienza. Grazie Grottaglie. Uno dalla tua menemente si fa al podio numero 2 da Grottaglie, Aversa Leonardo. Antonio numero 3 da Marostica, il Collane da Leonardo, Antonio numero 4 da Ferrara, Tannelli Filippo, Antonio numero 5 Davide Tirreni, da Punto Daniele, Antonio numero 6 da Stoccarussa, Oristano, Igapina, Antonio numero 7 da Menemen, Turchia, Denis Bilal, Antonio numero 8 da Marostica, Vicenza, Bertolin Luigi, Antonio numero 10 da Grottaglie, Caraglia Salvatore. Allora, tornati pronti? 3, 2, 1, via! Siamo passati alla specialità appunto della ciotola e abbiamo un giudice di gara di Faenza. Sì, è terminata adesso la prima manche e ci stiamo preparando per la seconda. Mi pare che siano tre le manche o due? Sono tre di 9 concorrenti l'una, 27 concorrenti tutto sono. Sì, i primi hanno fatto le tre manche, hanno fatto il cilindro e adesso è la prima manche della ciotola. E quindi la misurazione del diametro? La misurazione del diametro, chi fa la ciotola più larga poi dopo viene abbinata all'altezza del cilindro e quello lì sarà quello che avrà vinto il mondiale torneo. Da quanti anni questa passione la prende? Allora direi dall'inizio, dall'80, quando è iniziata la prima gara dei mondiali tornanti a Faenza, in Piazza del Popolo praticamente. Sì, sì. Siamo con un altro dei partecipanti, dalla specialità del cilindro a quella della ciotola. Le differenze? Ci sono maggiori difficoltà in una specialità anziché nell'altra? È più difficile fare il cilindro che la ciotola. La ciotola diciamo, bisogna andare a stendere, invece il cilindro devi recuperare sotto, che è molto complessa la cosa. Lei da dove viene? Io vengo da Grottaglie. Quindi è del posto? Sì, sì, di Grottaglie. È un maestro torniante? Io non lavoro al torno in realtà. Ah, quindi è una passione? Una passione. You are Turkish. Yes, we are. And do you like this competition? Yes, we do. We come to from Turkey five masters. Vengono dalla Turchia insieme ad altri 5 maestri. Yes, 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 5 masters. Ahmet Usta, Gökhan, Ali and Mustafa. Sta nominando i nomi Ali, Mustafa, yes, and gli altri. Yes, five masters. And it is your work? No, I am not potterist, but other potterist. Dice non è il suo lavoro propriamente, ma gli altri svolgono appunto questo lavoro. You hope to be the winner of this competition? Yes, Mr. Ahmed. The favorite. Mr. Ahmed yeah. Win this competition and aesthetic first win. Lui pensa che per quanto riguarda la sezione appunto dell'estetica, l'amico, yes. What's your name?
Adın ne? Ahmet Taşomcu. Ahmet, non so pronunciarlo bene, comunque per quanto riguarda l'estetica lui dovrebbe essere, potrebbe essere il favorito, the winner. Yes, the winner. Good luck. Yeah. Thank you. Thank you. Buona fortuna, ringraziano. Thank you, grazie. Mondial tornianti tra la specialità a cilindro e la specialità a ciotola e nel clou. Siamo infatti alla seconda manche della fase a ciotola, mi sto facendo una cultura. Assessore Bonfrate, una manifestazione riuscitissima, concorrenti che vengono dalla Turchia, dall'Emilia Romagna, dalla Puglia, dalla Campania, insomma, che dire, un territorio che pulsa. Sì, siamo veramente contenti di come stia andando questa manifestazione. Questa sera tra l'altro abbiamo visto che le performance dei nostri grottagliesi, lo faccio adesso un po' di campanilismo, stanno andando veramente bene, quindi sono contento di come i nostri artisti, i nostri tornianti stanno andando veramente bene. Questa sarà la terza manche e ci sarà quindi un premiato. Siamo contenti di come stia andando, siamo contenti anche della gente che sta visitando la nostra città e sta vedendo come in realtà gli artisti possono avere veramente un futuro. Noto nuove giovani leve, un, come dire, un cambio generazionale, evidentemente le antiche maestranze hanno saputo così tramandare la propria arte ai più giovani. Siamo anche donne. Tornianti. Sì, siamo contenti della partecipazione delle donne soprattutto, ma anche dei ragazzi. In realtà si pensava che il futuro dei ceramisti non ci fosse, in realtà i tornianti hanno un futuro e abbiamo la dimostrazione questa sera, quindi siamo contenti di come stia andando. Questa fantastica esperienza del Mondiale Tornianti in Tour, la terza edizione dopo Nove Bassano, dopo Montelupo Fiorentino, il Mondiale Tornianti approda a Grottaglie, un approdo importante, un transito che ci ha appassionato, un'esperienza che andava fatta e per cui a nome delle 46 città dell'Associazione Italiana Città delle Ceramiche esprimo grandissima soddisfazione e un ringraziamento alla comunità creativa, istituzionale, ceramica di Grottaglie. Il primo ringraziamento alla nostra comunità, grazie di cuore a Grottaglie. Io passerei la parola per un saluto velocissimo al sindaco, poi andiamo alle premiazioni. Dopo tanta fatica arriviamo alla fine di questa bellissima avventura Mondiale Tornianti, l'abbiamo tanto desiderata e grazie alla generosità. Sì, sindaco di San Giorgio, buonasera. E grazie alla generosità di Faenza che ha concesso a Grottaglie ma anche ad altri comuni di ospitare il Mondiale Tornianti, questa sera possiamo essere qui a celebrare questo momento, che però è strettamente collegato con una lettera che 34 anni fa Carmelo Monteforte scrisse al sindaco di Faenza chiedendo di portare il Mondiale Tornianti a Grottaglie. Unione artistica e artigianale, per cui ecco 34 anni oggi ed è, possiamo dire, visto che non c'è più, che ce l'abbiamo fatta e lo possiamo ricordare perché era un grandissimo maestro. Non posso non ringraziare tutti quanti, partendo dalla ICC, Faenza, i volontari, ma voglio dire anche una grande partecipazione dei maestri grottagliesi che veramente hanno fatto sentire
la loro forza, la loro voglia, alla faccia di chi dice che Grottaglia è sempre divisa su tutto, invece qui stasera eravamo in tanti, giovani, meno giovani, e devo dire un giovanissimo artista ceramista di poco più di 20 anni, ieri sera è andato al ballottaggio per il primo premio, però è stato bravissimo ed è veramente emozionante. Giuseppe, ovviamente ringraziamento a te che sei una colonna portante di queste iniziative insieme a Letti, che Fratelli Letti, che hanno dato il loro supporto, insomma una grande comunità che si è messa a lavorare insieme per un grande risultato. Un abbraccio fortissimo ai turchi, agli amici turchi che sono venuti qua. Voglio solo dire una cosa, la bellezza di non avere delle porte e delle porte chiuse, dobbiamo essere aperti, perché veramente questi sono i momenti di contaminazione e di condivisione che rendono le comunità grandissime. Questa è la grande comunità dell'artigianato e della ceramica che spazia in tutto il mondo. Credo che questo sia un bellissimo segnale da dare, mai dividersi ma unirsi, credo che sia questo il significato di questa sera. Non aggiungo altro, credo che sia il momento di passare alla premiazione e scoprire i vincitori. Voglio solo dire che c'è la categoria non classificata delle donne, che sono state veramente strepitose, bravissime. Ovviamente si sono prenotate per il mondiale tornanti dell'anno prossimo, si sono entusiasmate, credo che questa sia la strada giusta per rimettere in circolo queste bellissime esperienze, bellissime menti e bellissime mani. Continuiamo così, andiamo avanti, grazie Massimo all'ICC, veramente stiamo facendo un grande lavoro tutti insieme, ma tu stai guidando bene questa barca, chiamiamola così. Io do l'indicazione, poi il sindaco andrà alle premiazioni. Terzo pari merito con 39 punti Sashmon Kungokan e Hikmet Kukali. Premia il sindaco di Grottaglia. Secondo classificato Steppe con 42 punti, viene da molto lontano, Salvatore Caraglia. Con 43 punti, questa volta non metaforicamente viene da molto lontano, ma viene veramente Tashmonku Ahmed, che ci ha sentito con la artistica. Guarda la foto! Sì, se mi date quel cuore così non sbaglio. Tra l'altro, questo. Allora, foto, ecco. Donne maestre, destra classificata, cara mia Maria Rosaria, 77,50. Seconda classificata Anna Maria Monteforte, 83,50.
classificata, viene dalla Sardegna, ha fatto un po' di chilometri, ecco Pina Corriga con 110. Ora premiamo il vincitore, ha fatto una performance straordinaria, 152,8, è un giovanissimo maestro che ha un albo d'oro pazzesco nel mondo del mondiale tornianti, è cresciuto probabilmente non lontano da qui, un maestro del quale il mondiale tornianti è estremamente legato, con grande passione, e decretiamo il vincitore della terza edizione mondiale tornianti in tour, uomini maestri, se lo merita, un grande campione, il maestro torniante Giuseppe Pollini. Una ciotola pazzesca, Giuseppe, sei un grande, grandissimo. Ti sei superato. Sindaco, consegniamo quindi il primo premio, che consiste in un assegno da 1.000 euro che consegnerà direttamente Giuseppe 40 per Colorobbia. E quindi è un piacere, visto che non sono stato contento, e ho visto crescere questo mestiere. È un piacere che mi sia fermato anche la premiazione. Ecco al mio fianco il vincitore, the winner is, dovremmo dire, Giuseppe Colì. Una grande soddisfazione, dici qualcosa di te. Devo dire, è una soddisfazione enorme, un mestiere spettacolare che io metto del mio meglio ogni giorno, e sono contentissimo di aver vinto il mondiale in tour a Grottaglia. Quanti anni hai? 40, tondi. Molto giovane quindi. Diciamo di sì, ancora bisogna lavorare. Beh, insomma, visto un risultato internazionale del genere, il futuro può, non può che essere straordinario. Sicuramente, però non bisogna lasciare il lavoro, il sacrificio e l'impegno quotidiano. In bocca al lupo. E termina qui il nostro lungo speciale di Polifemo dedicato a Grottaglie, a vino e musica, dedicato al Mondial Tornianti. Che dire, Grottaglie davvero un esempio da seguire per la crescita del nostro territorio, per la crescita della nostra Puglia, per la crescita del nostro Mezzogiorno.